non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. E se c'è sempre stata una domanda che fin dall'inizio, dalle origini del mondo della psicologia, ci siamo sempre fatti noi del settore psicologico, è come mai stiamo male, perché stiamo male, cosa c'è alla base della nostra sofferenza umana. Ecco, negli ultimi decenni abbiamo assistito, anche grazie, mi piace pensare, al contributo di questo podcast, a fare un cambio di paradigma, cioè a cercare di domandarci come possiamo fare stare bene, quali sono le ragioni del benessere, come può una persona nella sua vita quotidiana migliorare il proprio umore, il proprio status di salute mentale quotidiano. Ed è anche grazie all'ospite di oggi che tutto questo è stato anche possibile, e cioè grazie a Terenzio Traisci, un altro collega psicologo che abbiamo l'onore di avere come ospite all'interno di questo episodio di oggi, che ci parlerà del suo metodo, l'ingegneria del buon umore. Ma per sentirci felici dobbiamo fare qualcosa di specifico? Come possiamo agire sul nostro umore tutti i giorni? Ci sono degli esercizi? Esistono delle strategie, delle tecniche? Ecco, Terenzio ha scritto tantissimo. Terenzio Traisci nasce come un comico, infatti probabilmente lo avrai visto a Zelig o a Colorado o a Italia's Got Talent, insomma su Canale 5. È veramente arrivato agli apici della comunicazione nazionale e oggi ci abbiamo ospite qui all'interno del nostro podcast. E quello che possiamo e che vogliamo contribuire a modi diversi, lui attraverso i suoi libri, io attraverso il mio podcast, è proprio cercare di aiutarti a migliorare la tua qualità di vita giorno dopo giorno, puntare al benessere piuttosto che alla comprensione del malessere, che spesso e volentieri è l'angolo nel quale tutti quanti noi ci incastriamo. Quindi non perdiamo altro tempo, entriamo nel cuore di questo episodio anche oggi per cercare di capire cos'è la psicologia del buon umore e soprattutto cos'è questa ingegneria del buon umore che lo stesso Terenzio Traisci ha messo insieme grazie appunto alla sua esperienza clinica, alla sua esperienza personale e soprattutto anche grazie ai suoi libri, come per esempio potrei citarti Felicemente Stressati, oppure Tutto il bene che mi voglio. Insomma, all'interno di questo episodio cerchiamo di estrarre il meglio da Terenzio, voglio offrirtene un estratto bello corposo, quindi noi ci salutiamo per ora qui, ci ascoltiamo nell'intervista di oggi e dopo, al termine di questa chiacchierata insieme a Terenzio Traisci, alla scoperta dell'ingegneria del buon umore. Allora, sono uno psicologo del lavoro, però non ho mai svolto la professione individualmente, insomma, come né consulenza individuale né terapista, ma da sempre svolgo formazione, quindi nelle aziende, per gruppi, anche non necessariamente in aziende, mi occupo di gestione dello stress e dell'umore. Poi è vero che nelle aziende non solamente questi temi sono trattati o vengono trattati, però in generale il focus è su gestione dello stress e dell'umore. E quindi attraverso convention, speech, team building, corsi di formazione proprio classici, anche se poi a differenza di altri corsi di formazione un po' ho sempre lasciato quella competenza di comico, di quando facevo il comico, e quindi
le chiamo lezioni spettacolo, ecco, perché insomma le persone si divertono oltre a apprendere, cioè nel divertirsi apprendono, ecco. Quindi ho cambiato l'obiettivo, mentre quando facevo il comico l'obiettivo era far ridere, adesso l'obiettivo è far apprendere delle tecniche, delle strategie, degli spunti, anche delle illuminazioni o comunque semplicemente delle nozioni, usando il divertimento, usando l'intrattenimento, il buon umore come strumento. Ecco, non è più il fine, ma è diventato lo strumento che mi serve un po' per differenziarmi, perché ci sono insomma tanti formatori anche più esperti di me, e un po' anche per continuare a poter far fruttare le competenze di tanti anni di esperienza sul palco, insomma, a contatto con le persone. Infatti, Terenzio, tu sei, dicevo prima, famoso, possiamo dire così, ma in senso veramente, nel senso migliore del termine. Sì, perché... Il condominio mi conosco. Ok, dai, magari qualcosa anche in più, oltre al condominio. Però, insomma... Dove vivo qua non c'è un condominio, non c'è nessuno, perché è un paese perduto. Però nel condominio mi conoscevano, ecco. Dai. Sì, perché come dicevi anche tu, no, sei veramente stato forse uno degli psicologi che è riuscito anche ad arrivare a certi livelli dal punto di vista mediatico, no? A partire da Zelig, poi Colorado, come dicevi tu, Italia's Got Talent, e oltre a tanti altri, il TEDx, per esempio, anche che hai fatto. Ah, sì, non te lo ricordavi? No, dicevo che quella, infatti, è più bello di tutte le altre tre cose che ho fatto. È vero che è stata una grande soddisfazione, per esempio, Italia's Got Talent, però il mio sogno era il TED, e il bello è che, come tutte le cose che a fatica mi sono conquistato nella vita, perché non ho mai avuto raccomandazioni né favoritismi né simpatie da parte di autori o di registi o vabbè, in quel mondo lì dello spettacolo, però anche nel TED, porca miseria, perché la prima volta andai come riserva, pensa te, ero sempre panchinaro quando giocavo a basket, ero sempre panchinaro, fra virgolette, anche quando ero nel vivaio di Zelig e Colorado, pure nel TEDx dovevo essere panchinaro, perché mi ricordo che mi scoprì, non mi ricordo come si chiama, Pauci, che gestiva il TED di Bologna, mi scoprì in ritardo quando ormai aveva già deciso tutti gli speaker, e quindi mi mise come... fanno una cosa al TED che si chiama experience, cioè è una sorta di momento pratico prima che rinizi, dopo la pausa pranzo. Quindi io praticamente mi ha fatto fare sto pezzo davanti a tre persone, pensa, il Teatro Duse, mi sembra ricordare, di Bologna, 900 persone, ecco, io dicevo, cavolo, ce l'ho fatta, finalmente il TED, davanti a tre persone. Gente che veniva dopo pranzo, che entrava in teatro, ma che ancora stava, insomma... in pausa, e quindi quella volta lì ho detto, caspita, volevo realizzare il mio sogno. Poi quella volta lì era presente l'organizzatrice del TED di Bergamo, Cinzia Xodo, che mi vide, anche se appunto c'erano poche persone, era una situazione un po' in sordina, e poi mi invitò ufficialmente come speaker al TED di Bergamo, dove ho realizzato il mio sogno, insomma. Fra l'altro il tema di quell'anno era il cambiamento, che è un tema molto richiesto e caldo nelle aziende, no? Quindi era un tema che mi riguardava anche nella professione, e quindi io usai il cambiamento d'umore, che era uno dei miei temi, e quindi si collocò anche esattamente nel tema, perché i TED hanno varie tematiche, ogni anno trattano una tematica. Guarda, infatti, Terenzio, è un piacere ascoltare la tua esperienza, il tuo percorso, no? Innanzitutto perché non so se magari è soltanto una percezione mia, ma è sempre bello poter vedere l'umano oltre al televisivo, no? Cioè, al di là di questa cosa, questo schermo, quello che poi diventa quasi un, no? Quasi un superuomo, no? La persona che sta dietro il televisore, persone che in qualche maniera poi vivono tutto come se appunto stessero bevendo un bicchiere d'acqua. Invece è bello vedere anche come anche tu sei evoluto, no? Nel corso del tempo. E mi è piaciuta una cosa in particolare, quando tu hai detto, a un certo punto ho lasciato, quando hai detto che la psicologia del buon umore è diventata per te lo strumento, no? Per il cambiamento.
Infatti, secondo me in questo sei forse stato, non so se uno dei primi, però uno sicuramente che ci ha lavorato tanto e ha aiutato tanto un cambio di paradigma per quella psicologia che si è sempre chiesta un pochino perché le persone stanno male, no, invece abbiamo cercato a un certo punto di chiederci come possono le persone a star bene. E quindi, no, il cambio di umore, la psicologia del buon umore è proprio uno dei tuoi, no, cavalli di battaglia, uno dei tuoi strumenti. Sì, e la psicologia positiva, per esempio, per me è stato un filone della psicologia che mi ha ispirato molto, ho preso molto, e ho scoperto che l'approccio che avevo io alla psicologia poi era addirittura una scienza, quindi era addirittura un ramo della psicologia che all'università non avevo ancora studiato, però mi è stato molto utile, mi ha fatto molto piacere scoprire che c'erano tantissime ricerche sul fatto che su come creare benessere, mantenere il benessere psicologico, e quindi io, avendo come strumento, insomma, grazie a Dio e anche grazie all'esperienza, quello della comicità, dell'umorismo, che sono due strumenti, insomma, ho potuto essere allineato con la filosofia della psicologia positiva. Terenzio, ma se potessi chiedere proprio a te, che lo hai studiato, lo hai utilizzato poi nella tua pratica professionale di tutti i giorni, che cos'è lo stress, secondo Terenzio Traisci? Allora, secondo Terenzio Traisci, come essere umano, come dici te, umano... L'umano, allora, vogliamo l'umano e lo psicologo. Sì, allora, come umano e ormai anche come psicologo, perché poi lo insegno anche nei miei corsi, è un alleato, cioè è il mio convivente. Ecco, se io convivo, però l'altro convivente è lo stress. E quindi, come tutte le convivenze, o ne fai una battaglia continua, e quindi una convivenza insopportabile che ti fa esasperare, che non vedi l'ora che finisca, di scappartene, oppure ne fai una bella convivenza dove c'è complicità, dove ci si aiuta. E allora, come può aiutarmi lo stress? Beh, intanto non pensando più che sia un nemico. Quindi la reazione da stress muove energia, questa è la base, quindi sia che tu pensi che sia un nemico da combattere, come la maggior parte delle persone pensa, sia che pensi che sia un alleato, comunque in ogni caso, sia nel bene che nel male, muove energia, cioè attraverso ormoni, neurotrasmettitori, più ormoni, insomma, si ha una mobilitazione di energia. Questa energia deve servire a qualche cosa. Allora, o la combatti, questa energia, perché pensi che questa energia ti faccia essere a disagio, ti crei problemi, ti ostacoli, e quindi sprechi ulteriore energia per combattere l'energia che hai prodotto. Oppure usi l'intelligenza in positivo e dici: ok, io ho prodotto questa energia perché è un meccanismo ancestrale che abbiamo, ok? Allora, come posso far defluire, come posso utilizzare questa energia a mio favore? E quindi poi ci sono varie tecniche, da una parte che riguardano il fisico, dall'altra parte che riguardano la mente, che mi fanno utilizzare quell'energia in modo più produttivo. È un po' come l'esempio che faccio sempre, è un po' come l'atleta che deve affrontare una gara, no? È stressato, però quello stress non è che passa la gara o si prepara la gara pensando a come abbassare quella carica di adrenalina. Cerca di usarla, di incalanarla per vincere la gara e battere il record o sconfiggere l'avversario se è una gara a squadre. Insomma, quindi sostanzialmente è questo il senso dello stress. Una fonte di energia. Ecco, a proposito, in questo periodo che si parla di energia, ecco, noi ce l'abbiamo, un'energia bio, ecosostenibile, però che va gestita, perché appunto, non combattuta. L'errore, il bias è che la maggior parte delle persone, non sapendo cosa succede effettivamente quando proviamo stress, quali sono i meccanismi e quali sono le varie reazioni, perché per anni io ho scritto un libro nel 2012 insieme a un altro psicologo che si chiama Casadei, tipico cognome siciliano, no?
Sì, perché io sono di Forlì e lui è di Cesena, quindi siamo conosciuti. Lui è stato un po' un mio maestro sullo stress. E abbiamo scritto questo libro che si chiama Felicemente Stressati e sostanzialmente all'epoca, fino al 2012, tutte le teorie sullo stress erano basate su una reazione, cioè solo una reazione, o attacco e fuga. Attacco e fuga, o in alcuni casi attacco o fuga, cioè o me ne scappo o cerco di contrattaccare, ma sostanzialmente il corpo è pronto per scappare. Quindi finché tu pensi che c'è solo questa reazione, è ovvio poi che questa reazione nei nostri tempi moderni, attuali, non è funzionale, non ci aiuta, perché se io ricevo una mail, una telefonata con una seccatura, una richiesta fuori luogo, qualcosa che mi fa innervosire, non è che prende scappo. Quindi ai giorni nostri devo rimanere lì e gestire mentalmente, non fisicamente, quella richiesta, quella domanda. Quindi il senso è che finché io penso che la reazione da stress è solo attacco e fuga, è ovvio che poi le persone, come si è diffuso, pensano che bisogna eliminare, bisogna combattere lo stress, prendi questa pillola che è contro lo stress, che abbassa lo stress. Cioè, vedi, anche i termini che usiamo convincono sempre di più che c'è qualcosa da contenere, da abbassare, da affievolire, da spegnere, quando invece è un fuoco che è per te, no? Che poi tu lo devi saper usare, ecco. Guarda, un po' come dicevi tu, scritto nel nostro bias più profondo, no? Quello della risposta attacco-fuga, che un po' poi ci porta a negare lo stress oppure a combatterlo. Dall'altra parte un po' la narrazione, come dicevi anche tu, rispetto anche appunto alla farmacologia e così via, che in qualche maniera ci insegnano che lo stress è un nemico. Allora, dato che nessuno ci insegna però poi, io faccio un po' l'avvocato del diavolo, Terenzio, perché poi nessuno ci insegna effettivamente come gestire lo stress. Allora, la domanda che ti volevo fare, secondo te, cioè, come è possibile iniziare a incanalare questa energia per fare in modo che non diventi distruttiva, ma produttiva e al servizio del nostro benessere quotidiano? Allora, io impiego mezza giornata a spiegare questa cosa, come minimo. Però in due minuti il primo step sicuramente è sapere, a prendere consapevolezza, e penso ci sono delle ricerche che dicono che semplicemente avere questa informazione già cambia il modo di percepire e di reagire alle fonti di stress. Cioè, sapere che se io sento il cuore che batte forte, le mani che mi sudano, un po' di tensione, sento, è un po' come quando devi parlare in pubblico, no? Chi ha parlato in pubblico, anche un esame, no? Devi fare un esame, devi sostenere una prova, devi parlare, fare un colloquio. Ecco, tutto quel tipo di reazioni che ti vengono, se tu sei consapevole e hai imparato, insomma, che sono per te, non contro di te, non per metterti in difficoltà, ma sono a tuo favore, allora già questo è il primo step per cominciare a cambiare la percezione. Perché quando cambia la percezione, cambia anche il modo di reagire. Quindi, se io so che quella cosa non è un principio di infarto, mi comporterò in un modo. Se io penso, perché magari qualcuno me l'ha fatto credere, o io stesso mi sono convinto di questo, che tra poco mi viene un infarto, come quando, tu lo sai bene perché appunto sei uno psicoterapeuta, le persone con l'attacco di panico pensano adesso muoio, o adesso soffoco. Cioè, il corpo non è fatto per farti morire, cioè non è che c'è un'autofagia o l'apoptosi. Sì, un sistema di autodistruzione. C'è un'apoptosi generale e muoio completamente. Cioè, nel senso che non è come certe cellule che si autodistruggono. Quelle reazioni servono a qualcosa, quindi capire questo è già il primo step. E ti posso assicurare che già questo aiuta molto. Poi ci sono varie strade. Di sicuro è, se io so che questa cosa è per me, allora come la posso usare? Quindi comincio a chiedermi come posso affrontare diversamente questa situazione, come posso focalizzarmi magari sul mio obiettivo. E quindi di conseguenza quell'energia mi aiuterà a raggiungere l'obiettivo. Il problema dello stress mal gestito
È appunto che io perdo di vista poi il mio obiettivo, no? Perché penso che quello stress, quella reazione mi sta ostacolando. Allora io perdo tutta l'energia e i pensieri a contrastare quella reazione che è una reazione un po' automatica, istintiva, che parte dal cervello più antico che comanda sostanzialmente. Quindi anche se mi dico stai calmo, dai, tranquillizzati, cioè, non funziona, no? Certo. Sennò certo. Non saremo qui a parlarne. Quindi alla fine la questione è che perdo di vista il mio obiettivo, mentre se io devo raggiungere un obiettivo, se devo fare questa cosa, devo risponderti in un certo modo, mi devo focalizzare su quello. E allora poi dopo quell'energia che ho tirato fuori nella reazione al stress mi verrà dietro, sarà utilizzata per quello. Ma se il mio obiettivo diventa devo calmarmi, devo abbassare le reazioni psicofisiche di millenni che sono nate per salvarmi la pelle, è ovvio che perdo di vista l'obiettivo e spreco un sacco di energia e sto pure male, perché poi se non raggiungo quell'obiettivo poi ci saranno delle conseguenze, no? Certo. Certo, Teresa, tu sei... No, no, è molto chiaro, molto chiaro. Io so che tu hai, diciamo, in qualche maniera creato nel corso del tempo un metodo, no? In qualche modo, almeno lo definisci così in alcune interviste che ho visto in giro un po' sul web, che è un po' questa ingegneria del buon umore, no? Ti va di raccontarci un pochino che cos'è e soprattutto in cosa nella pratica di questo metodo può esserci utile per iniziare a gestire bene lo stress? Allora, sì, questo è un metodo, poi metodo parola grossa, insomma, perché non è che... cioè è un protocollo, è una serie di azioni che una persona può fare per crearsi buon umore, perché le persone pensano, premessa, anche qui sullo stress ci sono alcune convinzioni che purtroppo non è che uno dice giusto o sbagliato, io ho la sapienza e gli altri no, è le cose utili, no? Allora uno se ci pensa sullo stress, allora è inutile, no? Che io combatto lo stress, e l'abbiamo detto. Sul buon umore è inutile pensare che il mio umore sia dettato come un'equazione da cosa fanno o non fanno gli altri, perché altrimenti da una parte mi viene fuori lo stress, quello da minaccia, quello più nocivo, no? Perché ho la sensazione di mancanza di controllo. E dall'altra parte mi sento vittima, no? Se io devo delegare il mio umore a cosa fanno, non fanno gli altri, cos'è la situazione, il meteo, c'è gente che lo delega al meteo, no? Oggi sono di buon umore, è una bella giornata. Oggi magari potremmo tranquillamente dire, per esempio, alla pandemia che stiamo superando, o per esempio anche, no, alle situazioni del conflitto mondiale che stiamo vivendo. Quindi se certo. Io faccio così, mi convinco di una cosa che al di là che sia giusto o sbagliata, io appunto non ho la verità in tasca, però è utile... Chiedo, è utile? No, perché non mi fa stare meglio. Allora, io devo avere delle convinzioni che mi siano utili. Questa è inutile, anzi è deleteria, perché mi fa sentire vittima. Se sono vittima, già magari siamo vittime di tante altre cose, soprusi, ingiustizie. Poi vado a essere vittima pure di me stesso, di una mia credenza. Quindi ingegneria del buon umore vuol dire ingegnarsi a trovare modi per essere di buon umore. Allora, uno dei modi più semplici, che c'è stato un periodo della mia vita che lo facevo, andavo su YouTube e mi vedevo un bel video divertente, magari vedevo Brignano che mi stava particolarmente simpatico, apprendevo anche un po' all'epoca quando facevo il comico o da Panariello, sì. Insomma comunque da una parte prendevo spunto, dall'altra mi facevo delle belle risate e quindi questa è la cosa più semplice. È ovvio che uno non è che scrive un libro, io ho fatto un ebook anni fa, non è che faccio un ebook su guardati le barzellette. Però questa è una modalità. Poi ci sono delle modalità un po' più raffinate, un po' più specifiche, con delle basi scientifiche. Ad esempio, si sa che la serotonina, che è l'ormone, il neurotrasmettitore responsabile del nostro umore, che comunque influenza più degli altri il neurotrasmettitore del nostro umore, è favorito da certe attività, da certe situazioni, da certi contesti. Per esempio, perché le persone meteoropatiche sono particolarmente di cattivo umore quando è brutto tempo? Lo siamo anche noi che non siamo meteoropatici, perché quando c'è poca luce tutto questo porta a un abbassamento della serotonina, mentre quando c'è più luce, soprattutto luce naturale, soprattutto esclusivamente luce naturale, perché non è che se metto la lampadina, purtroppo le lampadine non sono, anzi ho scoperto di recente che le luci artificiali, soprattutto le lampadine a LED, vanno a ostacolare il lavoro dei nostri mitocondri, che sono le centrali energetiche delle cellule, quindi anche dei neuroni,
e quindi questo va a diminuire la produzione di serotonina, per assurdo, mentre la luce naturale favorisce il rilascio di serotonina. Quindi questa è una cosa, ed è a basi scientifiche, sono stato scoperto. Certo, certo. Poi ci sono delle attività, l'esercizio fisico, ci sono altre tecniche, la respirazione, insomma, la meditazione, la risata, gli esercizi. Io anni fa insegnavo yoga della risata, ed era una disciplina che era basata sull'esercizio di risata, cioè io non è che rido perché faccio una battuta o sento una battuta, rido come esercizio, quindi attraverso dei vocalizzi ovviamente tu alleni quella risata, e quindi ci sono dei vocalizzi, dei suoni che noi emettiamo che ci possono far scaturire la risata, e quindi quella è un'altra tecnica per crearsi buon umore. L'uso del linguaggio, cioè se io uso delle parole in un certo modo, ad esempio anche utilizzando l'umorismo, questo mi genera anche buon umore. Ci sono quindi tutta una serie di tecniche per cui uno già nel momento in cui vuole ingegnarsi a trovare modi per essere di buon umore, già lo diventa. Cioè la semplicità di tutto questo approccio è che se io voglio essere di buon umore, è più facile che lo diventi. Se io neanche ci penso e dico vabbè, adesso vediamo cosa dicono oggi i miei colleghi, vediamo se i miei colleghi oggi mi trattano bene, allora così è proprio la strada per non esserlo mai. Certo, no, è molto chiaro, e mi piace questa cosa dell'ingegneria, no? Di ingegnarci, come dici tu, no? Sembra, richiama il concetto di ingegneria quasi, no, a un insieme di tecniche che se messe in pratica funzionano e basta, ma in realtà l'ingegnarsi significa prima di tutto predisporci, no? E parte, mi sembra di capire, un po' tutto quanto da lì, no, Terenzio? Ti volevo chiedere due cose. La prima è questa, no? Nel senso, parlo di me in prima persona. Ci sono dei momenti in cui sono particolarmente stressato, per esempio anche nel mio lavoro come psicoterapeuta, può succedere che magari no, si va in sovraccarico, accade anche a noi di andare in sovraccarico. E, ti volevo chiedere, visto che tu, per esempio, proprio nel tuo TEDx, mi sembra quello di Bologna, parlavi di come il movimento, lo hai anche un po' accennato prima nella tua risposta di prima, che il movimento in qualche modo è un promotore di emozioni. Qual è un movimento fisico? Quello di Bergamo. Sì, di Bergamo, bravo. Io perché quello di Bologna praticamente... Di Bergamo, no, hai ragione, è sempre una B, però era di Bergamo, hai ragione. Sì. Quindi quale potrebbe essere appunto un movimento fisico semplice, banale, chiave in mano che possiamo fare veramente da subito per proprio iniziare a predisporci a un cambio di umore? Beh, allora, sia gli studi che l'esperienza ci dicono che se assumi una certa postura e se respiri in un certo modo, cambia il tuo umore. Quindi se io stessi più tempo così, molto più facile diventare di cattivo umore, no? Avere pensieri un po' cupi, così. Se io invece apro le mie spalle, spalle aperte, braccia aperte, gamba aperte, vabbè, gamba aperte non c'è bisogno, però se sto bello aperto, respiro meglio, e questo mi dà anche una visione della realtà diversa. Quindi non guardo in basso, ma guardo l'orizzonte, guardo più in alto. Questo impatta a livello neuronale e impatta sulla produzione di serotonina. Quindi questa è la cosa più semplice. Tante volte basta appunto questa, no? E magari non ce ne accorgiamo, vedi, anche quando faccio i miei corsi dico bisogna curare le transizioni lavorative, che non c'entra niente con la transizione ecologica, che okay, non ci sarà mai. Comunque la transizione lavorativa non è neanche cambiare lavoro, ma è tra un compito e l'altro almeno cambio postura, perché se no ci sono persone che stanno lì così, poi dopo magari fanno una pausa e magari vanno a prendere il caffè ti dà un picco glicemico che ti fa salire velocemente la glicemia, cioè il tasso di glucosio nel sangue, l'energia, ma poi la fa calare bruscamente, e quindi sostanzialmente ti ritrovi con meno energia di quella che avevi prima del caffè, e ti trovi anche con più cortisolo e meno serotonina. Quindi alla fine basterebbe, per non doversi ridurre ad avere bisogno assolutamente della pausa, se no non ce la fai più, quantomeno fra un'azione e l'altra, fra un compito e l'altro, fra una mansione e l'altra, come le vogliamo chiamare,
cambiare postura, respirare col diaframma, perché si è visto che la respirazione diaframmatica facilita il rilascio di acetilcolina e di serotonina. Acetilcolina è il primo neurotrasmettitore che è stato scoperto dagli studi, è quello più anziano, insomma, fra i neurotrasmettitori, ed è quello responsabile della nostra attenzione, concentrazione. Quindi ci fa anche, influisce anche poi sul sonno, sulle fasi del sonno, insomma, così come la serotonina, perché è un precursore della melatonina che impatta sul sonno. E l'altra cosa che la respirazione diaframmatica fa è quella di attivare le onde cerebrali alfa. Noi sappiamo, più o meno, le persone sanno che nel cervello ci sono onde cerebrali, delle onde elettromagnetiche. Fra queste onde, le onde cerebrali, per esempio quella delta, quella gamma, quella del sonno profondo, ecco, le onde alfa sono quelle responsabili dei nostri pensieri più positivi, più lucidi. Quindi sostanzialmente noi possiamo generare anche uno stato di benessere e di buon umore, in particolare attraverso la postura. Fra l'altro lo diceva già, a parte William James, che diceva che è impossibile rimanere depressi manifestando sintomi di allegria. E William James è un famoso psicologo, uno dei primi, insomma, più pragmatici, più empirici. E poi ancora prima Darwin, non quello della trasmissione, ma Charles Darwin, diceva che il sorriso non è soltanto il risultato dello stare bene, ma può esserne anche la causa. Quindi aveva già capito questa teoria che si chiama dei feedback facciali, cioè che tu puoi indurre uno stato umorale a seconda della tua anche espressione facciale. Certo, se uno sta vivendo un dramma, un conflitto interiore, un problema serissimo, una disgrazia, è ovvio che non è che basta che faccio così come nelle mie foto, no? Che io faccio così, no? È un caso, cioè non è un caso, è che sollevo il sorriso. Ecco, non è che in quella situazione basta che fai così e tutto svanisce. Ma se io sono in una situazione normale, quindi non patologica, non di una tragedia umana, in quel momento può essere uno strumento efficace. Il mio corpo, usare il corpo, andare di corpo, può essere uno strumento efficace. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast insieme a Terenzio Traisci. Insomma, veramente ce n'è tanto di cui parlare, da approfondire soprattutto. Ti ricordo sempre che queste interviste sono un punto di partenza dal quale puoi partire per approfondire gli stimoli che ti sono rimasti dentro, e spero che ce ne siano stati diversi. Io ti invito, se è la prima volta che passi da queste parti, a iscriverti al canale Telegram gratuito delle menti libere, segreto però e privato, quindi devi iscrivere al mio contatto personale la frase "sono una mente libera", e da quel momento in poi anche tu potrai entrare a far parte di questa community e ricevere tutte quante i benefit legati a questo canale. E a proposito di benefit, fatemi andare subito a ringraziare coloro che rendono questo podcast uno dei podcast di psicologia più ascoltati d'Italia. Sto parlando dei finanziatori del podcast Liberamente, ascoltatori come te che a un certo punto hanno deciso di aiutarmi, sostenermi e contribuire a questo podcast andando nel link di ogni episodio dove trovate la scritta "diventa finanziatore". Lì atterrerete a una pagina Patreon dedicata al progetto Liberamente e potete scegliere il vostro livello di finanziamento, di sostegno a questo podcast, se siete grati per quello che ricevete gratuitamente all'interno di questi audio, di queste puntate, così come ha fatto Erika DNC, Davide Forgione, Paolo Gagge, Carmen, Tiratardi, Guerino, Daniele Cozzolino, Danilo Cozzolino, Andrea Guido, Ciro Zinno, Francesca Ferrari, Elisa Scarantino, Francesca Porcelli, Annarita Corsi, Paul, Gian Domenico Menna, Domenico, Luca Fabbracci, Salvatore Latina, Maria Ecates, Lorenza D'Andrea, Rosa Maria Muratori, Antonella Guerra, Gianluca Zigna, Fabiola Scascitelli, Simona Flower, Michele Russo, Fabrizio Imola, Bicchetto Alessandra, Pierluigi, Beatrice Gorgoni, Vittoria Borgia, Luis
Antonio Gagliardi Prado, Giovanna Verde, Maria Rosa Ranieri, Claudia Moncado, Zendo Gresner, Francesca Bonazzoli, Natascia Zanola, Giuseppe Marotti, Taunino Leonardo, Alessandro Raso, Lucilla, Alberto Pala, Marco Mercuri, Rosanna Golfetto, Michele Musano, Alfonso Moschese, Silvia Spinelli, Barbara Beghelloni, Guglielmo Ercole De Simone, Letizia Vibi, Fortuna Marrone, Giovanni Aricò, Francesca Marocco, Daniele Michetti, Croce di Michele, Mattia Polla, Andrea Molinari, Robert, Sara Veltri, Veronica Cardullo, Savino Serra, Alessandro Sangio, Fabrizio, Carmelo Conti, Francesco Maggioni e Alessia Cecconi. Ecco, tutti i nomi che avete ascoltato sono i finanziatori che permettono a me e a te di continuare a godere di questo spazio per ogni giorno liberare la nostra mente, prendendo degli spunti, degli stimoli che possono veramente dare una direzione nuova alle cose che facciamo e al nostro modo di vivere. Allora, niente ragazzi, un abbraccio a tutti e come sempre vi ringrazio per essere stati in ascolto di questo podcast fino a questo momento e come sempre vi do appuntamento insieme con me al prossimo episodio, sempre qui su Liberamente. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.